Sembrava un giorno come tanti altri, era uscito di casa, era andato a comprare il giornale e si era recato nella sua sala giochi in via Marconi, in zona Archi. Ma qualcosa deve essere scattato in testa a Giancarlo Fiorani, anconetano di 75 anni. A trovarlo appeso a un tubo che sovrasta una delle sale del biliardo, un cliente che attorno alle 14 si era recato nella sala giochi. Aveva notato la serranda tirata su ed era entrato. Dopo l'agghiacciante scoperta, l'uomo ha allertato i carabinieri di Ancona che conducono le indagini. Ancora non si conoscono i motivi che hanno portato l'anziano a togliersi la vita. Nel locale di sua proprietà non sono stati trovati i biglietti lasciati dall'uomo. Si scava nella vita di Fiorani anche per capire se problemi economici o di altra natura possano aver indotto l'uomo a farla finita in un giorno che ai familiari sembrava come tanti altri.